Greetings, buonasera e bentornati sul canale dei Chromatic Scale. Io sono come sempre Icarus, qui con voi per guidarvi attraverso questo fantastico viaggio della Chromatic Saga di Halo. Cominciamo subito con un fantastico messaggio direttamente dalla stessa Master Chief Collection, che ci dice che Halo Reach sarà presto disponibile per la Master Chief Collection. E significa che molto probabilmente si unirà pure questo titolo alla nostra collection, alla nostra saga. Allora, senza attardarci oltre, proseguiamo la nostra campagna di Halo 2. Non ricordo bene dove eravamo arrivati, preciso. Quello che ricordo è che il nostro Master Chief, dopo aver sconfitto e ucciso barbaramente a pugni uno dei grandi dei Covenant, è dovuto saltare in acqua in questo lago Nuovo Halo, o Halo, come... per salvarsi da un bombardamento. Poi avevamo ripreso il controllo dell'Arbiter, ma non ricordo molto bene a che punto eravamo, ma lo scopriremo molto presto. Ah, stiamo cercando l'icona sacra, ecco. L'icona sacra che, se non ricordo male, è l'indice per attivare Halo. Quest'altro Halo. Perché i Covenant hanno recuperato il guardiano, lì la palletta volante, primo. Infatti, siamo con l'Arbiter, con un fucile che non riconosco. È una mitraglietta dei Marine. Ne prendiamo due perché sì. Tagliato pulsante, non ricordo niente. Ho tagliato persino i tasti. Caricatore. Il movimento in questa stanza. Questa fucile particellare delle sentinelle è chiaramente superiore. Ah, ora ricordo, sì. Avevamo passato quel punto maledetto. Porca miseria, che botta. Avevamo passato quel punto maledetto nel quale... per entrare in questa struttura. Ah, cominciamo bene. Fuoco a tappeto! Fuoco a tappeto! Siamo strategia.
piatta degli umani tendenzialmente funziona sempre. Per l'appunto. Vanno da tutte le parti. Ah, annaggia. Riprenderci un po' la mano. Lo scudo. Mamma mia. Tanto che ci sono, voglio rendervi partecipi di questo che è meraviglioso. For Honor è stato aggiornato. Hanno rilasciato un nuovo evento che ci permette di con quindi tutta una serie di nuove ricompense, nuovi pezzi di equipaggiamento. E addirittura nuove animazioni. No, non tanto le animazioni, ma gli effetti. Nuovi effetti. Veramente, veramente carini. Oltretutto c'è una nuova modalità dominio, che suppongo resterà la durata dell'evento, oltre. Penso oltre per tutto. È una modalità dominio molto più interessante rispetto a quella classica. Quanta gente c'è? Basta, basta. Anche i colpi, tra l'altro. Di colpi. Dare il fucile particellare. Ah, c'è pure il mirino sta cosa. Ho visto bene, quei missili erano diretti verso di noi. Diamoci la gambe prima che facciano esplodere.
Dove sei? Vieni fuori, sentire. Abbiamo fatto saltare un pezzo. Due pezzi. Sei cartucce per la doppietta, molto bene. Buonasera Silenzio, ben arrivato. Procede che abbastanza bene. Siamo partiti alla grande, siamo già morti 7-8 volte, ma dopo tutto dovevo riprenderci un attimo la mano. Va. Ok. Questo posto è spaventosamente pieno di mostri. Strano a dirsi. Possiamo distruggerlo lo scudo maledetto allora. Oh, finalmente è esploso il ciccione. Mamma mia, il fucile particellare delle sentinelle è veramente spaventoso. Solo che non so dove devo andare. Volesse morire. Meglio muoversi.
continuo a non capire dove dovrei andare. L'ho visto, ho ricevuto un annuncio non appena ho aperto il gioco questa sera e forse porteranno Reach pure su la Master Chief Collection, quella che abbiamo noi, insomma. Halo Reach potrebbe essere una nuova e piacevole aggiunta alla nostra Chromatic Saga. Ok, continuiamo a scendere quindi. Sinceramente non mi dispiacerebbe giocare pure ad Halo Reach, perché sembra che sia veramente un pezzo fondamentale della storia. Sembra che la caduta di Reach, o comunque sia la storia di Halo Reach, sia fondamentale per quanto riguarda la storia di Halo. Quindi sembra essere molto interessante. Poi, poi, poi. Da qui. Buonasera e ben arrivati dei Chromatic Scale. Sono senza scudo, quasi. Diciamo che finché compaiono sentinelle che lasciano il loro fucile particellare, noi siamo contenti. Beh, non lo vedo.
cominciando a pensare che potrebbe essere utile lasciare in vita le sentinelle finché non abbiano ucciso tutti i Covenant. Non so se sentite tra l'altro la colonna sonora di questo pezzo, ma fa davvero tanto Dead Space. Dire di no alla lama. Montagne russe, altro che Mirabilandia. Basta. Oh no, altre montagne russe. Ah. Vuol dire il mal di mare. Per la luce del sole. Ma io non mai. Aspetta, è successo. Era un drop pod con un elite dentro. Arrivati finalmente i rinforzi. Terribile. Non ci sono alleato. I profeti hanno scelto bene. Niente male come esercizio.
Ho preso l'ascensore Sono gravitazionale. dei precursori, l'Arbiter. Questa zona di quarantena è compromessa. Dobbiamo fare il possibile contro i Flood. Il nostro comandante è sbarcato più avanti, raggiungiamolo. Raggiungiamolo. Mortali sti cosi. Chi devo sparare? Ovviamente sparo a quelle brutte. Ah, ma si rianimano, quindi queste schifezze piccole piccole non posso più lasciarle vive. L'avevo notato. Bene che indubbiamente carino. Parassiti, umani, non importa, devo trovare l'icona. Nel cuore della zona c'è un'icona sacra, vitale per il grande viaggio. Devo assolutamente trovarla. Ci apriremo la strada al cuore dell'infestazione. Troveremo l'icona e elimineremo ogni flood ci ostacoli. Non sottovalutare il parassita. Spero che tu sappia ciò che fai. Avanti, guerrieri. Non temiamo né morte né dolore. Vai, Arbiter, io ti seguirò quando arriveranno i rinforzi. Andiamo. Oh, rimetti. Comunque le cutscene niente, dobbiamo andare a recuperare l'icona sacra all'interno di questa struttura e nulla ci fermerà. Invece finché avremo una doppietta.
Aia. Avevo notato che era un Flute a guidare la motocicletta. Ah, e adesso? E la potenza di fuoco della mia motocicletta spaziale. Mamma mia, che colonna sonora, all'improvviso. Non fermatevi, sto arrivando. Dio. Gravità si è sconfitto. Ma la hosta è qualcosa di sproporzionato. Veramente fighissima questo pezzo. Rottami ovunque. Motocicletta è compromessa. Già. Partito un po' troppo avventato questa volta. Olè. Guarda quanto è potente questo colporto. La testa per esplodere. Meglio andarsi. Trovare un mezzo di trasporto. Quanto prima. Vediamoci il carro armato, vecchie. Ancora voi. Tra l'altro abbiamo fatto pure il mitragliere. Ora. Il posto non ce n'è più per nessuno. Altro che la motocicletta, il carro armato è meglio. Penso che tu non debba andare in salita.
non neanche accorto. Quando mi fa sparire il mirino. Sta succedendo? No, non ci credo! Quell'affare gigante mi ha acchiappato e mi ha distrutto il carro armato. Oh, stavolta l'ho preso. Boom! Hanno migliorato la mira automatica, tra l'altro, per fortuna, perché sennò era veramente atroce. Sono immortale. Peccato che le host super fighe durino sempre troppo poco. Oddio. Ho troppa gente che spara verso di noi. Colpi continuano a sbattere contro gli alberi. Saranno mai poi così efficaci. Poi male prendere quel manta. Ok, il caramunno dei carri armati è andato. Questo poverino non si è accorto neanche. Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di Cecchinaggio col carro armato, la serie originale Chromatic Scale. Certo, in questo caso il Ghost sarebbe stato molto più rapido, ovviamente.
questo. Troppi... di andarsene. Ma che il nostro caro armato potrebbe non reggere più di tanto. Scusate un secondo, ho avuto un attimo da fare. Direi che qui la situazione è affollata, eh? Porca miseria. Pure imperversa una guerra all'ultimo colpo di carro armato, noi ti abbiamo svicolato. Quanto sono così dure? Mangia.
plasma, vero? Porca miseria. È successo. C'è talmente tanta gente in questo punto che non ho idea di quello, neanche di quello che succeda. Mamma mia, sti cosi sui diventati volontari. Ma come se la cavano contro questa? Vedo un caspita. No, questa dov'è? Ho fatto a morire ancora. Parti piene di mostri da tutto. Oh, veramente odiosi. Arma che mi interessava lì, ma ovviamente sono senza scudo. Resistenti pure a questo. Oh mamma. Che cazzo succede dentro sto tunnel? Scusatemi, ma veramente adesso sto sfiorando il ridicolo. Una doppietta per terra è sparita. Ma dai, ma...
siamo riusciti a ripulire la zona, forse riusciamo a proseguire. Bene. Chiedendo perché ho preso il fucile da cecchino, perché è stata la prima arma che ho trovato per terra. Sembra essere neanche particolarmente utile al riguardo. Mamma mia, è proprio una pessima scelta. Questa ha sparato un missile per terra. Oddio, che pazienza che ci vuole. L'intelligenza artificiale di sti mostri fa veramente pena. Seguire dal missile. Ecco perché era pieno di lanciamissili in questa zona, perché dovevi per forza affrontare a piedi il carro armato. Pare giusto. Come scusa?
morto del tutto. Morto. Dead for good. Riusciremo a raggiungere l'icona sacra? No, chiaramente no. Ho fatto fettine pure quello. E botte. Ancora utilizzabile. Rotto, ma ce lo faremo bastare. Non esplode prima. Oddio. Beh, noi siamo motorizzati, potremmo essere più veloci di loro. Non siamo più motorizzati, i vostri spruzzere. Bene. Oh. Mi ha salutato in diretta. Oh, stava giusto. Allora, sebbene sia molto migliorato rispetto al primo Halo, anche Halo 2 è tempestato di zone stracolme di nemici. Sono lì per il puro gusto di darti fastidio. Di 365 volte. Non so dove sto andando, ma penso sia possa essere una direzione abbastanza giusta. No, dai, non ci credo. Sono stato sull'M60, ma che cazzo. Sono ancora vivo, saranno va bene. L'M60 su la mitragliatrice sul piedistallo si è rivelato un ostacolo insormontabile. Figura del carro armato. Maledetti. O senza scopo. Okay.
E da lì è andata veramente, veramente male. Scusate, torno subito. Eccoci di nuovo. L'armato abbandonato. Certo, non lo lascio stare. Chiaramente sbagliata. Dovremmo infilarci in quella gola lì. Sarebbe colmo un'altra arma o qualcosa. Ovviamente il lanciamissili può rivelarsi ancora utile. E sembra di essere finiti dentro Carmageddon. Dentro 380.000 nemici. Ancora una volta siamo vittoriosi, fratelli. Come va, guerriero? Fa che mi serve un fucile. Fare un fucile?
Cazzi! Altri umani saranno qui in cerca dell'icona. Tu procedi, Arbiter. Mi occuperò io di queste bestie. Guarda, più avanti, il parassita si prepara ad attaccare! Vero, sono anche tanti. Ops. Ok. Meglio perché... Ma che cazzo, non si sa. I gerarchi non tollereranno il nostro fallimento. Sono stanco di non avere un bersaglio. Sono forte, stupida bestia. Ecco. Ora penso di essere stato ucciso dalla spada di un mio compagno. Sono stanco di non avere un bersaglio. È colpa tua. Non posso darti un pugno. Guarda, più avanti, il parassita si prepara ad attaccare. Posso credere. Non tollereranno il nostro fallimento. Sono stanco di non avere un bersaglio. Attendiamo un'altra volta sto viaggetto con sta astronave. Tranquillo nel suo palco.
assurdo. Umani, meglio qui però io. Pazzo, rivelerà la nostra presenza. Guarda il lato positivo, magari lo fanno fuori. Stiamo salendo, già è qualcosa. Temuto per la mia salute. Ho visto quello con la lama. Doppietta che era qui per terra dove è finita. Non ci vedi? No, non ci vedo niente. Ma proprio niente. Bel combattimento. Presto, Arbiter, prendi l'icona. Proteggiamo questo macello, potrebbe essere la nostra via di fuga. Recupera l'icona, Arbiter, per i Covenant e il grande viaggio. Molto bene. Vado a recuperare l'icona. Comunque essa si trovi. Comunque adesso si trovi, l'ho detto per un motivo ben preciso. Il fatto che non ci si capisca niente. Olè. No.
Preso. Sai, pure tuo padre mi ha mai chiesto aiuto. L'indice è al sicuro. Mackenzie, Barrett, com'è l'uscita? Mi avete sentito, Marine? Siamo nei guai. Come andiamo? Sergente, stai giù! Johnson, stai bene? Johnson! Ottimo lavoro, Arbiter. I gerarchi saranno soddisfatti. L'icona è una mia responsabilità. Era una tua responsabilità. Ora è mia. Un sanguinoso destino attende te e gli altri membri della tua razza di incapaci. E io, Tartarus, capitano dei Brute, farò in modo che si compia. Quando i profeti lo scopriranno, ti taglieranno la testa. Quando lo scopriranno? Idiota. Me l'hanno ordinato loro. Wow. Incredibilis. Quindi gli anziani vogliono togliere di mezzo tutti gli Elite. La mente suprema. I profeti hanno l'indice e sono pronti ad usarlo? Dovranno passare sul nostro cadavere. Quanto dura sto caricamento? Inizio a sospettare ci sia qualcosa che non va. Forse se lo...
dove avevamo lasciato la mente suprema. Già, perché effettivamente mi sono dimenticato a inizio stream di dire che quando Masterchef si è tuffato in acqua dentro il lago per salvarsi la vita, è stato acchiappato da un tentacolo o qualcosa di simile. E si è sentita una voce misteriosa che diceva una cosa che adesso sinceramente non ricordo. Temo che il caricamento si sia inchiodato un'altra volta. C'è qualcosa che non va. Purtroppo c'è chiaramente qualcosa che non va. Persino la colonna sonora va a scatti. Attendete un secondo.
sembra proprio che questa sera non c'è verso di proseguire. Va bene. Notevole problema tecnico, visto che non c'è verso di far partire la prossima missione. Questa sera ci salutiamo qui. Oh, siamo alla missione numero 11 su 15. Siamo arrivati praticamente quasi alla fine. Il problema è che questa sera i pianeti non sono allineati, quindi non potremo proseguire oltre. Va bene, quindi io vi saluto, vi do appuntamento al nostro prossimo stream, che è domani sera, con il season finale di della Chromatic Knight con Dark Souls 3. Mi dispiace purtroppo dover chiudere in anticipo, ma come potete ben vedere non c'è verso di proseguire. Ma non temete, per giovedì prossimo avremo sicuramente risolto il problema. Quindi, come dicevo prima, ci vediamo domani sera con la Chromatic Knight con Dark Souls 3 e poi ci rivedremo mercoledì prossimo. Io vi ringrazio per averci seguito, seguiteci non solo su Twitch ma anche su tutti i nostri social e anche su YouTube. Ci trovate praticamente dappertutto. Benissimo, io sono Icarus, questo è il canale dei Chromatic Scale e vi saluto. Buonanotte, signore e signori.